Beh, io ringrazio, cosa dire, io sono senza parole, ringrazio di essere qua ancora una volta al congresso di certi diritti e naturalmente di Radio Vaticana, tutti quelli che ci ascoltano e che hanno ascoltato tante volte. Io sono senza parole e ringrazio Amnesty International. Devo dire che questa presa di posizione, o almeno questo tentativo di affrontare, e spero in futuro implementare campagne per la difesa dei diritti come normalmente poi agisce strategicamente Amnesty, a livello internazionale è di un'importanza eccezionale. È vero che molte altre organizzazioni in passato hanno preso parole, hanno scritto documenti a favore della decriminalizzazione o comunque per la protezione dei diritti di sex worker e anche per aiutarle ad uscire dalla loro vulnerabilità, quindi la richiesta di politiche di un certo tipo. Però non era mai successo che ci fosse tanto clamore perché effettivamente ovviamente in questo campo dei diritti umani Amnesty International ha una platea eccezionalmente davvero ampia e vasta, internazionale oltretutto. Gli attacchi che ci sono stati contro l'iniziativa di Amnesty sono stati una cosa davvero indecente. E questo già prima che voi a Dublino poteste discutere. La nostra associazione era stata interpellata 2 anni fa su questa indagine che stavano facendo, sapevamo che si stava lavorando a valutare la situazione internazionale dei sex worker nei vari contesti legislativi di diversi paesi al mondo e quindi sapevamo della grande precarietà, vulnerabilità, anche veramente della condizione disumana di sex worker di alcuni paesi, perché sappiamo che in alcuni paesi vengono incarcerate, sappiamo che vengono maltrattate, che vengono fatte retate gigantesche e addirittura, come dire, trasferite da quello che è il luogo di vita con tutte le loro famiglie. Qualche volta abbiamo visto in alcuni paesi del sud-est asiatico delle retate terribili, dove la polizia, fate conto le nostre. Quando vediamo delle azioni antiterrorismo dove si circonda un intero quartiere, un intero villaggio praticamente che magari vive su questo e dove si cerca di arrestare, si deportano le sex worker, le prostitute, quelle che vivono di questo e mantengono le loro famiglie e a volte si separano dalle loro famiglie, dai figli, quindi si deportano e si rinchiudono nei campi. Ci sono, e questo nella pratica di anni è sempre stato, cioè, è stato ripetuto in vari paesi. Penso ad esempio, mi viene in mente un paese che è un po' lontano, ora non succede, è il Nicaragua, ad esempio, dove la rivoluzione sandinista fece questo con le prostitute. Mi duole dirlo perché era una bella rivoluzione, ma sulle donne che lavoravano nel sesso furono fatte delle retate terribili e furono messe in campi di rieducazione. Altro avviene oggi, poi avviene in Vietnam, è avvenuto in Bangladesh, ancora oggi in alcuni paesi. Le leggi sono appunto variegate, terribili, per cui è assolutamente importante, e quello che io trovo meschino e ripugnante è l'atteggiamento di alcune lobby femministe, lo dico esplicitamente, in Italia noi abbiamo alcune femministe vecchie, vetero, che vengono dal vecchio femminismo, non so quale femminismo, come le possiamo definire? Pseudo femminista, beh, insomma, loro sono convinte di essere femministe e di lottare per la libertà delle donne, per l'emancipazione, per la libertà dell'autodeterminazione. In realtà vogliono autodeterminare solo se stesse e non tengono in considerazione invece la condizione di molte altre donne nel mondo che hanno scelto o per vulnerabilità o per bisogno o per piacere di fare il lavoro sessuale e che lo fanno in contesti legislativi che sono criminalizzati. Allora, sul livello di criminalizzazione ovviamente sono i più vari e certamente se noi ci limitiamo a guardare l'Italia, pensiamo che la nostra legge è una legge abolizionista, ma non è poi così terribile dal momento che ha chiuso i bordelli per una triste condizione e ci ha dato la libertà di essere lavoratrici, lavoratori del sesso, ma attenzione, quando dico lavoro solo perché facciamo questa professione, questa attività, ma in realtà è il mestiere, ecco. Mestiere, mestieranti, perché lavoratrici non lo siamo, perché per il conseguimento totale
dei diritti, noi dovremmo avere uno status giuridico protetto e tutelato anche dal punto di vista del welfare e di tutto quello che è il sistema della protezione del lavoro. C'è una grossa organizzazione internazionale che è ILO, no? ILO dice che noi dovremmo avere anche, come dire, non essere solo un lavoro informale, ma avere riconosciuti con tutele e diritti. La CGL in Italia, no, dipende quale CGL, allora andiamo a guardare, qui abbiamo Gigliola Toniolo della CGL Nuovi Diritti e certamente l'Ufficio Nuovi Diritti credo che sarebbe disponibile ad estendere appunto i diritti della protezione del lavoro. Non solo, ha promosso anche alcuni incontri con la direzione generale della CGL, noi abbiamo documentato tutto questo anche con documenti dell'ILO eccetera. Susanna Camusso ci ha ricevute, però diciamo che non c'è un pronunciamento della CGL nazionale. D'altronde io penso che l'attivismo e anche forse il ruolo e il lavoro dei sindacati in determinati periodi storici sia particolarmente difficile, così come anche garantire diritti e libertà all'interno del mondo legislativo. A certe volte abbiamo sentito prima, ad esempio, la senatrice Cirinà che ha espresso tutto un suo disegno che mi pare credibile e sicuramente libertario nel senso che è di garanzia di diritti, però all'interno di alcuni agglomerati politici che si devono agglomerati politici che devono fare pastetti in qualche modo per tenere in piedi un governo o un senato che non ha i numeri, insomma ci sono cose difficili, quindi mi rendo conto della difficoltà. Tuttavia noi siamo solo attivisti, facciamo un altro tipo di politica, è quello di chiedere diritti, rivendicare, lottare per questo, quindi non, spesso non ci poniamo tanti problemi. La CGL nazionale, persona del segretario generale non ha probabilmente ritenuto di aprire questa cosa, ci ha ascoltato, noi abbiamo posto le nostre questioni, le cose restano là, se ci sarà un nuovo segretario ci torneremo perché così si va avanti. Non so cosa cambierà dopo la crisi, certamente la crisi in Italia ha aperto un fronte diverso, io credo che i compagni, la gente, gli amici radicali lo sanno perché abbiamo parlato anche con Emilio Venerato Roma, che Radio Radicale ha registrato e trasmesso, quindi che ha messo a disposizione di tutti, e credo che uno dei problemi è che si è pensato di poter fare soldi con il reddito delle prostitute, quindi ad esempio si è aperta un controsenso direi tra la legge, cioè tra due parti dello Stato, tra l'Agenzia delle Entrate ad esempio che ci chiede i soldi e sta chiedendo sempre più spesso a chi fa questa attività di denunciare il proprio reddito, lo fa con delle leggine e regolamenti e quindi prende a prestito regolamenti che non sono nati certo per la prostituzione, perché comunque sono generici per fare in modo che chiunque abbia un reddito possa pagare le tasse, in contrasto con una legge abolizionista che impedisce questo effettivamente, se noi guardiamo a cosa dice la legge Merlin, decisamente neanche lo Stato può sfruttare la prostituzione. Quindi noi abbiamo un conflitto all'interno di queste due cose nel nostro Stato, quindi qualcuno ha pensato di aprire una porta e così molto semplicemente di chiedere che si legalizzi questo lavoro nel modo più regolamentarista, strettamente regolamentarista possibile, e questo è stato quello che ha fatto la Lega, quindi una forma di regolamentazione con controlli di ogni tipo, dal controllo poliziesco, sanitario, di registrazione eccetera, e soprattutto il pagamento delle tasse, perché quello a cui tengono in realtà è questo, di mettere tutto sotto controllo, di pulire le strade, rinchiuderci, perché questa poi è la loro prospettiva, non più prostituzione di strada, il che se è una libera scelta, non più prostituzione di strada, perché autonomamente io preferisco stare al caldo, va bene, ma se non è una scelta ed è un obbligo, una costrizione, non può essere una proposta di regolamentazione valida. Se noi chiedessimo alle prostitute, cioè a chiunque, cosa vorremmo? All'epoca che Amnesty faceva questa, era sotto pressione per fare questa cosa, questa discussione a Dublino, anche TAMP, che è la rete di riferimento dei progetti in Europa sulla prevenzione all'HIV e alle malattie sessuali, eccetera,
trasmissibili sessualmente. Questa rete, che è fatta di tanti progetti in tanti paesi d'Europa, che lavorano direttamente sul campo e che rappresenta un po' la voce e i bisogni delle prostitute, ha fatto anche, e noi facciamo parte, siamo fondatrici di questo progetto TAMP, come associazione italiana, ha fatto un documento a sostegno anche di una decriminalizzazione, perché in realtà in questi anni noi abbiamo fatto decine di documenti e tutti i documenti dicono questo: soggetti molto vulnerabili, soggetti come dire, fuori, lasciati nell'emarginazione, soprattutto le straniere che lavorano in Europa, che sono non comunitarie, che quindi mancano di diritti, di protezione di ogni genere, per cui anche noi dicevamo, abbiamo pensato a fare un documento recente che faceva un po' il quadro della situazione e che sosteneva comunque la linea in modo diverso, perché questo è progetto di intervento nella pratica con il sex work, però sosteneva la linea della decriminalizzazione. Ma perché? Perché anche noi abbiamo studiato il modello neozelandese, perché anche noi oggi, se pensassimo a valutare quello che abbiamo visto, quello che sono stati le cose significative che abbiamo visto nel lavoro per il potenziamento dell'empowerment, insomma, della capacità, dell'autonomia del sex worker, quello che abbiamo visto sono il bisogno di avere accesso ai diritti umani e il bisogno di avere una decriminalizzazione concreta, che, attenzione, non è quella di una, come dire, che non possono esistere delle leggi che ti rendono legale il tuo lavoro in quanto quotidiano dei diritti come lavoratrice o lavoratore, ma che è quella che toglie tutte le leggi e i regolamenti che sono criminalizzanti del lavoro sessuale, perché anche in un contesto regolamentato, che io tuttavia approvo, perché se una persona vuole spontaneamente lavorare in modo autonomo ed essere riconosciuta come lavoratrice, pagare l'INPS e le tasse, la pensione, lo trovo una cosa che deve essere fatta, deve essere concesso. Il problema è che dentro le leggi regolamentaliste di alcune ci sono dei cavilli che ti criminalizzano, e se pensiamo ai vecchi modelli di legge come quello della Grecia, ad esempio, che addirittura tu non puoi neanche sposarti perché sei una sex worker, non puoi avere accesso al matrimonio, oppure quello dell'Austria, come anche la Grecia, che ti impone un obbligo di controllo sanitario ripetuto senza, come dire, senza discussione su questo, perché senza metterti in un sistema di parità fra te e il tuo cliente, e quindi che ti impone avere una registrazione, un cartellino da porre lì con il tuo nome, ad esempio vero, fra l'altro, da dover dimostrare al cliente che tu l'hai fatto. Cioè, sono cose che non vanno bene, perché sono violazioni dei diritti umani, sono discriminazioni rispetto a leggi che riguardano altri lavori, ad esempio, cose che si prestano, cioè attitudini che si prestano poi ad un eccesso di abusi da parte di soggetti istituzionali, che possono essere quelli dei servizi sanitari come quelli della polizia. Quindi ci sono una serie di cose che devono essere difese anche dentro il mondo regolamentato. Insomma, il lavoro del sindacato sui lavori tradizionali ce l'ha insegnato: se tu lasci mano libera a chi può e più potere dentro a un sistema di contrattazione tra la tua prestazione d'opera e il servizio che offri e chi ne usufruisce, è chiaro che questa, o le istituzioni che lo governano, è chiaro che questa cosa può essere molto diversa, molto, come dire, dispari, no? non equilibrata, per cui ecco importante. Quindi importante tutto questo lavoro. Io mi sento molto tranquilla e garantita, non perché in Italia stia cambiando effettivamente qualcosa, ma stiamo andando abbastanza male, non so cosa succederà in futuro, ma non me ne preoccupo tanto, perché vi dico, perché con certi diritti che porta avanti ormai con noi da alcuni anni le campagne per l'affermazione di diritti del sex work, con l'impegno che metteranno loro insieme anche alla Cipella Amicale, se continuerà a fare delle cose, e quindi al tentativo di migliorare, cioè di modificare in meglio in Italia la condizione e le leggi che riguardano il lavoro sessuale.
E poi con un'associazione come Amnesty International, che è un campo internazionale, sta sostenendo la protezione dei diritti umani e dei sex worker, io credo che mi sento molto più forte. Mi sento più forte perché in tanti anni comunque non ci siamo sentiti abbastanza... Da sole? Non proprio da sole, perché siamo comunque abbiamo coinvolto Tizio e Caio, tutti quelli che passavano. La CGL Nuovi Diritti a voi, i radicali, e qualche partito, a volte qualche rappresentante parlamentare. Penso ad alcuni che sono personaggi che qui non ci sono, persone come penso a Franco Grillini, ad esempio, quanto lui abbia fatto della battaglia sul lavoro, sui diritti di sex worker, quanto ne abbia fatto dentro il suo lavoro parlamentare, ma come lui anche altri che durano in questo momento magari mi sfuggono, ma insomma. Noi abbiamo cercato di coinvolgere molto. Certo, il fatto di essere un'associazione, forse gli unici, il MIT, voglio ricordare Marcello Di Folco, che quando guidava il MIT era davvero una colonna portante sui diritti di sex worker, non solo transessuali, transgender, ma anche donne. E per esempio quello è forse l'unica associazione, oltre alla nostra, che con rappresentanti che venivano dal mondo del lavoro sessuale e che in questi anni ha fatto qualche campagna, qualche battaglia su questo. Per cui il fatto che oggi ci siano certi diritti sicuramente apporterà altre persone che coinvolte nel lavoro sessuale, che potranno negli anni futuri fare ancora proposte e altre cose. Anche perché io credo che veramente, lo dico sempre, sono passati molti anni da quando noi abbiamo fondato l'associazione, siamo un po' invecchiati, forse è invecchiata la popolazione italiana in generale, quindi non è da stupirsi se anche nell'ambito del lavoro sessuale noi abbiamo attiviste che sono tutte dai 50 in su, cioè le colleghe, è raro, di più difficile confrontarsi con le giovani che incontriamo sulla strada durante il lavoro, possiamo farci con loro un lavoro di prevenzione sanitaria o di empowerment, di queste cose, un lavoro da peer to peer, però in realtà poi probabilmente la loro condizione non è uguale alla nostra, che possiamo anche, come dire, permetterci di prendere la parola. La condizione oggi è molto competitiva, la crisi, voglio dire, scompiglia un po' tutto e colpisce anche il lavoro sessuale. Chi pensa di far cassa in futuro, di pensare a una legge dove le lavoratrici del sesso pagheranno le tasse abbondantemente, con questo saneranno i conti, se lo devono scordare, questo vogliamo dirlo. La Germania stessa ha dimostrato che pur facendo una legge sul lavoro sessuale, una regolamentazione, quindi dove, in un paese dove le tasse si pagano più che in Italia, in realtà quella del pagamento delle tasse sembra sia uno dei punti che cadono facilmente, insomma c'è un fuggi-fuggi evidentemente, ma anche perché è molto difficile passare da un nulla, da uno zero, da uno stigma a un riconoscimento, un lavoro, un senso di cittadinanza, di appartenenza. Quindi ci vuole un passaggio che deve essere una transizione che non può essere così nell'immediato. Ma comunque penso che con associazioni di questo tipo e di questo calibro, nel caso di Amnesty, di questa grande buona volontà nel caso di certi diritti, io posso andare in pensione, ragazzi. E quindi vi ringrazio molto.